c'è questa questione. La situazione delle tariffe è entrata in vigore, qualcuno già ha detto che tuttavia a Roma non ci sono state, come in altre circostanze, forti contestazioni, e contemporaneamente noi che ci riuniamo in diverse associazioni eccetera stentiamo a capire quale tipo di risposta può essere messa in campo e contemporaneamente quali iniziative anche unitarie portare avanti. Ascoltando chi mi ha preceduto, ci sono state due impostazioni, credo di poter dire, tutte e due giuste della valenza. Cosa possiamo fare subito? Cosa potremmo intendere di fare insieme nel proseguo della vicenda romana? Io credo che subito queste due questioni dobbiamo evitare che diventino confliggenti. Vanno bene tutte e due. Nel senso che tutto ciò che è possibile fare subito va fatto, e quindi contestazioni anche all'interno, per esempio, degli stati generali, che alla fine di giugno il Comune di Roma intende portare avanti con l'associazionismo sociale, e contemporaneamente portare avanti anche l'altro ragionamento che è ancora un po' forse grezzo, dobbiamo capirlo meglio. Quello di, il guardiano lo ha indicato come il libro bianco, quello di porre una prospettiva diversa all'approccio che ad oggi siamo riusciti a mettere in campo. Cosa dico? Cosa intendo dire per prospettiva diversa? Non una funzione, diciamo, di contestazione e basta, fine a se stessa, ma una concezione che rivolta il tavolo, una funzione che esprime una nostra capacità di governo del settore. E questa scommessa dobbiamo essere capaci di metterla in campo. Siamo capaci di pensare qualcosa di diverso. C'era una volta, quando io forse indossavo anche i capelli neri, avevamo a sinistra alcuni concetti, specialmente nel campo del trasporto, che li chiamavamo il costo sociale del trasporto. Che non era una categoria economica, però era assolutamente evidente che cosa fosse il costo sociale del trasporto. Era uno stato di disagio dei cittadini, era una questione economica di tasca di tutte le famiglie, era una condizione di vivibilità del territorio e della città. Queste questioni, che sono in prima fila, in qualche misura noi le abbiamo forse messe un po' dietro. Abbiamo, cosa vuol dire? Abbiamo smesso di ragionare dentro il problema. Le faccio un esempio senza addentrarmi su questa questione. Il BIT, che è diventato 1,50, non sono 1,50 che vanno all'ATAC, sono 1,50 che è ripartito tra tre aziende: l'ATAC, il Codral e le Ferrovie TPL. Noi non sappiamo neanche come diavolo ripartiscono questa cifra. Non solo non sappiamo come diavolo lo ripartiscono, non sappiamo neanche chi è il gestore che governa questa questione. Ma non solo non sappiamo questo, non sappiamo a chi fare riferimento per una cultura della pianificazione completamente innovativa che occorre nel campo dei trasporti. Le aziende sono state abbandonate a se stesse, poi dirò forse in modo molto più severo quello che sta accadendo, e tuttavia noi che siamo l'opposizione a tutta questa vicenda abbiamo smesso di avere il bandolo della matassa e non siamo capaci di come dice, contrapporre un'idea diversa. Vittorio accennava, dovremmo avere un'idea diversa di come organizzare le aziende. Non siamo in grado oggi di avere un'idea diversa di come organizzare le aziende. Allora qui c'è un problema serio. Io non voglio, ho detto, non voglio rubare molto tempo, e però dobbiamo cominciare, anche quando ci capita di andare alla posta e senti i cittadini come noi
che facendo la fila si lamentano, dobbiamo cominciare a dire quello che sta succedendo. La responsabilità di tutto quello che sta avvenendo ha nome e cognome. Per quanto riguarda l'istituzione, la regione e il comune di Roma. Per quanto riguarda i meccanismi, è un modello culturale che si è impadronito nel paese, che affida a una concezione economica liberista, ragionieristica, contabile, lo stato della condizione del paese. Stiamo andando a fondo per questa concezione contabile, ma tutti stiamo andando a fondo, non soltanto dal punto di vista del trasporto. E noi forse abbiamo perfino separato storicamente, noi abbiamo, a Roma ci sono, c'è un associazionismo straordinario, veramente straordinario, con qualità intellettuali e culturali straordinarie. Se noi andiamo a vedere in alcuni settori, l'urbanistica, l'ambiente, i trasporti, l'energia, i rifiuti, in ogni settore c'è una qualità elevatissima. In alcune circostanze non riusciamo a mettere insieme le questioni, ma non perché vanno messe insieme come, soltanto come forza d'urto, ma perché queste questioni non sono separabili. Se Roma è stata costruita con la fionda e l'urbanistica è avvenuta là dove a fare il sasso, il traino della fionda era soltanto la speculazione terriera, è chiaro che in assenza di programmazione territoriale il trasporto collassa, non ce la può fare, è chiaro. Perché? Perché è mancata completamente il legame, l'interdipendenza che c'è tra la struttura, la forma urbana della città e i servizi che la città si deve dare. È saltato tutto. Noi siamo bravissimi sui vari settori, ci manca questo legame complessivo. E questo legame complessivo invece lo dobbiamo mettere in grado. Nel libro bianco, se ci riusciamo, queste questioni devono uscire fuori. Nel libro bianco, se ci riusciamo, quello che all'inizio ho detto, i costi sociali, devono emergere, perché è qui che c'è il punto di caduta del nostro sistema romano, del fatto che non ce la facciamo. La programmazione è diventata una, come dice, una materia scomparsa, ma è così difficile a Roma studiare una rete cittadina di percorsi tra strade e corsie preferenziali in cui l'automobile sia messa da parte e la produttività dei servizi pubblici aumenta a dismisura perché ci passano solo loro. Ma è così difficile farlo? Perché non si fa? A questa domanda quale tipo di risposta diamo? Perché questo non avviene? Perché per fare un'infrastruttura metropolitana o corridoio pubblico passano decenni? Perché quelle aziende che costruiscono diventano stipendifici portando costi alle stelle? A questo tipo di risposta noi rispondiamo dal punto di vista del, come si dice, del danno, del lamento, della denuncia di quello che avviene. Dietro c'è un altro valore, c'è un modello culturale, ma soprattutto un modello, un sistema economico che va buttato a mare. E per poterlo buttare a mare, qualcuno tra voi sa bene dove sto per arrivare, una delle strade fondamentali è cambiare le facce. Questi non vanno buttati a mare perché vengono battuti alle elezioni, questi vanno buttati a mare perché le facce istituzionali, che la rappresentanza istituzionale deve essere completamente nuova. Questi hanno fatto il loro tempo dal punto di vista intellettuale, personale e dei ragionamenti. Sono della gentaglia, diciamolo francamente, sono della gentaglia. Ora qui c'è un problema che io sono arrivato. Che io voglio rapidamente allora comportare a conclusione. Una città grande come Roma, che è una delle capitali europee, ma può tollerare, diciamocelo francamente, Gualtiero è uno che combatte estremamente da anni, ho iniziato anche quella vicenda con lui, poi io faccio altre cose, impegno su altri settori, quella del no corridoio Roma Latina, che fa parte di uno dei collegamenti cosiddetti transeuropei.
Ma possiamo tollerare che l'Europa ragioni col collegamento transeuropeo e non si interessi della vita quotidiana di milioni di uomini all'interno delle capitali d'Europa? Cioè, possiamo tollerare che l'Europa non affronti le questioni di investimento per le condizioni di vita dei cittadini delle grandi capitali europee, delle città metropolitane, quindi che finanzi le opere pubbliche delle infrastrutture? E tutto questo non avviene, ma non avviene, ripeto, perché c'è un ceto politico che va buttato a mare, non è all'altezza del compito, oltre che essere corrotto, eccetera. Allora qui, due questioni: la pretesa del non riusciremo, ci proveremo a fare il libro bianco, ma la pretesa della trasparenza, la pretesa di una concezione culturale nuova che vogliamo introdurre attraverso la cultura dei beni comuni. Concludo. Io su questo ci ho perso qualche minuto, ma mi sono fatto un'idea profonda. Quando diciamo beni comuni, attenti a pensare che è una cosa importante e basta. Attenti a pensare che è una cosa, come si può dire, che siccome non è di nessuno è di tutti. I beni comuni sono una proprietà di ciascuno di noi, e se sono una proprietà di ciascuno di noi, i beni comuni, per poter essere governati, abbisognano di un modello istituzionale diverso. Tu non puoi affrontare le questioni che sono anche mie di proprietà, facendo come ti pare e addirittura non facendomelo sapere. Cioè, bisogna introdurre anche una concezione di democrazia all'interno delle aziende pubbliche e nelle istituzioni, affinché i cittadini non siano soltanto dei sudditi come ci stanno trattando, non solo sudditi e basta, ma sudditi da spremere la mattina e la sera per gonfiare le tasche di qualcun altro. Vi ringrazio.